Le due linee centrali che vedete rappresentano l'infisso. Per conoscere l'altezza dell'infisso mi basterà eseguire questa misura. Siamo a 2,80 m. Poiché la linea dell'infisso si trova a 2,80 m, mi basterà copiare la linea del marciapiede appunto a 2,80 m. Dunque comando copia, linea del marciapiede, tasto destro, clicco in un punto qualunque di partenza, tiro su a 2,80. Comando taglia, confermo col tasto destro, taglio a sinistra, taglio a destra e poi questi due pezzettini che rimangono. Cancello le linee che non mi servono. Prima linea, seconda. Dalla osservazione della pianta mi rendo conto che ci sono anche qui le ornie. Misuro lo spessore del marmo dell'ornia ed è 2 cm. Farò dunque un offset di 2 cm sul perimetro dell'infisso. Offset, punto 02. Basta cliccare tasto sinistro, poi ancora per questa cliccherò in basso, per questa a sinistra. Confermo con invio. Procedo adesso a raccordare le linee interne, quindi comando cima e faccio un raccordo esattamente a 90 gradi. Con invio ripeto il comando. Osservando ancora l'infisso mi rendo conto che ci sono i montanti. Misuro i montanti, trovo 8 cm, quindi ciascun montante è 8x8. Dovrò allestire questo sistema di montanti e traversi sull'infisso laterale. Intanto traccio una linea dalla metà fino a giù. E poi suddivido in tre parti uguali questa linea. Uso il comando dividi. Il comando dividi dato da tastiera viene completato automaticamente. Clicco su dividi, individuo la linea da dividere, digito 3 e quindi sono stati inseriti i nodi. Me ne accorgo usando il comando linea. Quindi scorro per cercare il nodo. Come vedete questo è il primo e poi vado a copiare la stessa linea, confermo, parto da qui, sul nodo successivo. Quindi come vedete l'infisso sarà suddiviso esattamente in questo modo. Sulla linea centrale farò un offset di 2 cm da un lato e 2 cm dall'altro. Offset, punto 02 già impostato, lo confermo, clicco e riclicco a destra, clicco e riclicco a sinistra. Stessa cosa faccio con le altre linee. Useremo adesso ripetutamente il comando cima, il comando taglia e il comando cancella. Osserviamo adesso che c'è una cospicua differenza di spessore tra i montanti centrali e quelli laterali. Anche i traversi sono interessati alla stessa differenza. Evidentemente dovremo produrre un allargamento di 2 cm sui traversi periferici. Userò il comando sposta ripetutamente.
spostamento avvenuto dovrò ripetere il comando Gima. Alla fine il nostro infisso si presenta in maniera corretta. Questo è il profilo laterale sinistro dell'edificio. Mancano ovviamente alcuni dettagli, a partire dal tratteggio della copertura. Il tratteggio che avevamo utilizzato nella sezione trasversale è questo. Quindi il modello si chiama Tegole 03. E allora lo riproporremo esattamente in questo modo. Comando tratteggio, compare l'interfaccia, cerco Tegole 03 in questa finestra. Clicco qui all'interno e confermo. Trasferisco poi le proprietà da qua. Quindi corrispondenza proprietà, aggancio queste e vado a portarle qui. Come vedete però non è soddisfacente, perché è la rotazione che non è soddisfacente. Questo succede per il fatto che il prospetto è ruotato di 90 gradi. Cliccando velocemente due volte posso reimpostare l'angolo di rotazione, quindi vado nell'interfaccia e digito 90. Non sono ancora soddisfatto perché non era così che doveva essere ruotato. Basta girare fino a quando non trovo la visuale giusta. Quindi è questa la rotazione che ci interessa. Allora a questo punto diciamo 270 gradi. Possiamo digitarlo direttamente. Ecco, chiudo l'editor del tratteggio. Adesso sono nella posizione giusta. Esistono vari tipi di copertura, così come esistono vari tipi di tratteggio. Potremmo mettere coppie canali, potremmo mettere tegole marsigliesi, però questa è un'altra storia. Inseriamo adesso la parte che riguarda la recinzione esterna. Preleviamo la recinzione esterna dalla sezione. Quindi do un comando copia, individuo le entità che mi interessano sia come riferimenti che come entità in sé per sé. Questo è il punto di partenza, tolgo l'ortogonalità, il punto d'arrivo sarà questo. Evidentemente dovrà essere ruotata di 90 gradi a destra, quindi applico il comando ruota, inglobo l'entità in una finestra a destra a sinistra, confermo col tasto destro, il punto base sarà questo, e quindi potrò impostare la rotazione di 90 gradi a destra oppure in senso orario. Riduco la lunghezza del muretto di recinzione attraverso i grip, come vedete, per poterlo trasportare comodamente nel punto dove serve. Arrivederci al prossimo tutorial.